La biblioteca 48 Gambini è una biblioteca di pubblica lettura situata nel popoloso quartiere di San Giacomo a Trieste. Attualmente, con un patrimonio di circa 40.000 volumi e 3.500 multimediali, è una delle istituzioni culturali con maggior numero di prestiti nel polo TSA. La posizione in cui si trova, non in centro città ma neanche in periferia, fa sì che sia frequentata non solo dai residenti nel quartiere, ma anche da cittadini dislocati nei vari rioni della città e anche nei centri del Carso. E di conseguenza la tipologia di utenza che accoglie è la più varia, per età, estrazione sociale, provenienza e scolarità. A tutti gli utenti, in accordo con i principi del manifesto dell'UNESCO sulle biblioteche di pubblica lettura, si cerca di fornire servizi e documenti secondo le richieste dei singoli, ma anche e soprattutto nelle lingue d'origine. Ancora si propongono occasioni per l'autoformazione e lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi, in accordo con l'amministrazione comunale e in collaborazione con enti ed associazioni. A tal proposito, si stanno tenendo in biblioteca corsi di italiano per stranieri, organizzati e gestiti dai volontari del Centro delle Culture con il supporto dell'ARCI, in una sede che è già punto di riferimento per molti stranieri che usufruiscono gratuitamente del servizio internet. La biblioteca si occupa però anche di favorire la formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, promuovendo incontri con esperti di varie discipline che illustrano le tendenze o i risultati a cui si è giunti nei diversi campi del sapere. Ecco allora i corsi che analizzano l'illustrazione da un punto di vista tecnico, tenuto da pittori o illustratori di Trieste ma anche di altre regioni, e anche da un punto di vista psicologico, con l'aiuto di professionisti dell'università. Oppure si offrono percorsi in cui, partendo dalle ultime produzioni dell'editoria corrente, si risale all'origine delle fiabe, si indaga sulle funzioni e sulla criticità della letteratura, per l'infanzia ma anche per gli adulti, si esaminano gli albi illustrati in una cornice in cui l'oggetto non è virtuale, ma ben tangibile e confrontabile.